Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ci siamo qui pronti per reagire al trailer di GTA 6 che è uscito in anteprima, è uscito prima in realtà del dovuto, doveva uscire oggi alle 15, invece è uscito a mezzanotte. Io stamattina mi sono svegliato tranquillamente, ho visto che era già uscito, trailer e tutto. Non ho ancora visto niente, l'unica cosa che so è che arriverà nel 2025 perché ho visto proprio quell'informazione lì, però basta, per il resto non ho ancora visto niente, quindi eccoci qui pronti per andare a reagire al trailer. Come vedete ha già fatto quasi 46 milioni di visualizzazioni e 6 milioni di like, quindi beh, ci siamo. Ora farò la reazione al trailer e subito dopo farò l'analisi dettagliata del trailer, tanto è 1 minuto e 30, delle cose diciamo più importanti che si intravedono. Vediamolo subito, ragazzi, che emozione! Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ah, in carcere questo. Giustamente. No, vabbè ragazzi, ma che realismo è? La tipica dei rossi. Ah, ci sono i social. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust. Trust. Vabbè ragazzi, cioè, già da qui si è visto di tutto. Arriva nel 2025. Come avevo appunto già spoilerato prima perché avevo visto. Devo dire, 1 minuto e 30, ma in cui si è visto un sacco di roba, ma davvero stupito un sacco, soprattutto la grafica, i dettagli, tutto l'ambiente circostante, Vice City confermato come si è visto, davvero, cioè incredibile, non ci sono tante parole, devo ancora chiaramente rivedere meglio il trailer e fare un'analisi più accurata delle varie cose. Ci rivediamo tra pochi minuti con l'analisi completa, diciamo. Rieccoci raga, tanto lasciate like se vi sta piacendo il video. Qua ho selezionato alcuni frame del trailer, quelli che secondo me sono più rilevanti e contengono comunque tanti dettagli. Allora, eccoci qui con la prima immagine. Come vedete, qua c'è una panoramica più vasta del gioco. Qua davanti c'è una specie di autostrada, comunque questo ponte in cui ci sono vari veicoli, alcuni che mi sembrano proprio simili a quelli di GTA 5. Questo sembra uno Speedo, questo uno dei bus turistici. Qua la tipica auto con la barca. Poi qua c'è un camion con una marca nuova. Sullo sfondo si può notare tutta la città, un aereo. E là forse il carcere proprio dove c'è Lucia all'inizio. Un bel panorama, guardate come si vede anche la distanza. Deve essere davvero enorme sta mappa, sì. Poi qua c'è appunto Lucia, la protagonista femminile. Fatta davvero bene, devo dire, devo ammettere. Che sembra essere all'inizio in questo carcere. Guardate anche i dettagli che ci sono appunto. Qui all'esterno sembra proprio gli altri detenuti, quindi magari si potrà essere davvero in carcere se si viene arrestati, non lo so. Qua invece c'è questa tizia, quella del carcere, in teoria. Guardate anche i dettagli, no? Della penna, dei fogli, stampante dietro, piante, tutto. Cioè davvero anche i capelli di Lucia, guardate. Qui c'è una specie di mini yacht, in realtà una barca comunque di lusso, che in teoria si dovrebbe poter acquistare, almeno se ce la fanno vedere così, che sembra davvero bella. E guardate poi soprattutto i dettagli dell'acqua,
i pesci qua, acqua cristallina proprio. Qua c'è Vice City, guardate, con tutta la spiaggia qua davanti. Qua la vegetazione, guardate quanto è fatta bene, più o meno come su Red Dead Redemption 2. Sembra davvero anche leggermente meglio. E qua con tutta la città, guardate, era veramente grande. Poi c'è il tipico aereo che portava gli striscioni, che c'era anche su Vice City. Poi qua, guardate, questi palazzi qua con le palme, tutto veramente iper dettagliato. Poi qua arriviamo in un altro paesaggio. Come vedete c'è questo veicolo qua strano, che è quello lì che va, non so bene, sui fiumi, sembra. E guardate anche tutte queste piante, comunque i dettagli che si notano. Anche qui si vede ancora meglio, ci sono questi fenicotteri con l'acqua e i coccodrilli, un'ambientazione proprio della palude simile a quella di Red Dead Redemption. Poi qua c'è la spiaggia, cioè io non so se vi rendete conto i dettagli che si vedono in questa foto, perché questi elicotteri qua mi sembra che ci siano già su GTA 5 online, però cioè guardate anche solo i dettagli della sabbia, la gente spiagge, tutto, gli ombrelli, sembra tutto veramente molto curato. Poi la spiaggia è veramente immensa. Poi qua ci sono alcune barche, non so se sono nuove, alcune sembra proprio di sì, con la zona portuale e questo classico ponte di collegamento che c'è anche su GTA Vice City, se non sbaglio. Qua sembra proprio l'autostrada con tutti i vari cartelli, guardate la città illuminata la sera. E questa sembra proprio una Furia che c'è già su GTA Online, però sembra anche leggermente rivisitata ovviamente per il gioco, come molti altri veicoli. Qui, a parte i dettagli della strada, veramente si notano perfino, non so, i bicchieri qua. Qua c'è una specie di raduno, sembra proprio di auto modificate. Questa qui in primo piano sembra proprio un'auto nuova, le altre sembrano un po' rivisitate anche di quelle che c'erano già su GTA 5. Poi qua c'è l'elicottero della polizia, molto simile. Chissà se questi pali di legno verranno distrutti su sto gioco, il dubbio rimane. Qua sembra che ci sia una specie di nightclub, anche qui veramente molto dettagliato. Questo in teoria dovrebbe essere un personaggio di GTA 6, magari uno che ci affiderà le prime missioni, non lo so, una roba del genere. E qua guardate, cioè tutta la città, proprio la sera è senza particolari nuvole o nebbia, possono notare veramente un sacco di cose. A parte qua che sembra esserci un casello, questa strada appunto, vari condomini. Qua invece sulla destra c'è questo yacht che è simile a quello che c'è su GTA Online come grandezza, però come vedete è totalmente diverso. Chissà se si potrà appunto acquistare, spero di sì. E poi sullo sfondo tutto il resto. Qua la via chiaramente principale che c'era già su Vice City, con tutte le auto di lusso posteggiate. Qua invece ci mostrano, a parte che ci saranno queste navi che trasportano container, a parte ovviamente tutto il paesaggio, veramente grafica incredibile, e tutti i ponti di collegamento che probabilmente collegheranno tutte le varie isole, comunque parti della mappa. Qua in primo piano c'è il Dodo, che è aereo che c'è anche su GTA Online, GTA 5. E poi c'è questo ponte che, cioè non so perché, ma è rotto, però sicuramente uno con l'auto ci può fare dell'acrobazia ovviamente. Poi qui raga guardate i dettagli anche di questi personaggi, soprattutto quest'attico veramente molto fiero, soprattutto con la vista su tutto Vice City. Qua c'è la scritta di Vice City, veramente di benvenuto, una specie di Vinewood di GTA 5. Poi qua tutta la parte riguardante i social che ci hanno mostrato, quindi ci saranno questi social, chissà se la gente che posta sarà proprio gente che conosciamo oppure gente proprio così che è seguita, non so, magari tutte e due le cose. Qua invece ci sono gare drift, sembra, guardate anche i dettagli del fumo, tutta la gente attorno. Qua invece c'è un negozietto, il primo che vediamo, di GTA 6, come vedete, non so se vi ricordate quelli di GTA 5, ma c'erano tutte le robe disposte così che sembravano proprio dei cartonati, no? Cioè, mentre qui invece si riesce a riconoscere distintamente ogni singolo oggetto, come nella realtà appunto si vedono un po' storto, comunque non messi precisi, ecco. Poi c'è GoPostal, qua si legge che c'era anche su GTA 5. Poi vabbè, sto coccodrillo, che non so se faranno le rapine anche ai coccodrilli, magari ci dovremmo scontrare proprio con loro. Qua sembra una specie di rapina, non è che si capisce benissimo, c'è la polizia che forse tenta di fermare dei rapinatori, non lo so. Qua c'è un
distributore di benzina. Qua si vede un'auto della polizia tipo del deserto, comunque non quella della città. Poi qui si vede sempre questo strano veicolo qui che non so bene a cosa serva, sembra un carro attrezzi tipo, e con i vari ponti dell'autostrada dietro. Quest'auto che mi sembra ci sia già su GTA 5, sembra una Ruiner. Qua invece sembra che ci siano proprio delle gare tipo rally con i quad oppure i fuoristrada. Qui si vedono già degli interni di quest'auto che guida Jason, con queste auto della polizia che sembrano proprio della città. Qua c'è una specie di cartello che però non si capisce bene in realtà cosa indichi. Qua invece vediamo Jason, il personaggio maschile di GTA 6, molto simile come dettagli proprio di come è fatto a John Marston, almeno proprio i dettagli della pelle per capirci. E si intravede qua lo specchietto che riflette veramente il gioco, la cosa che mancava fino ad ora su GTA 5. Qua invece c'è Lucia con dei soldi in mano, probabilmente hanno appena finito una rapina, stanno scappando, però guardate i dettagli dei sedili, proprio fatti bene, fatti bene. Il ritorno di Weasel News con tutte le varie notizie, soprattutto abbastanza anche ironiche e tutto. Qua sembra un criminale, magari non so se è un esempio, però oppure sarà proprio qualcuno con cui ci scontreremo nel gioco, con il logo della polizia di GTA 6. Questo sembra forse nella periferia, però comunque questo dovrebbe essere. Qua ci sono alcune moto, come vedete si può impennare, ovviamente era una cosa abbastanza scontata, però anche qui vediamo proprio cittadine periferiche, molta varietà di ambiente. E qua invece si vede Jason e Lucia che stanno appunto rapinando quest'altro negozietto, almeno così sembra. Anche qui molto dettagliati, guardate tutti i vari prodotti che ci sono qui, chissà se si potranno appunto comprare o rubare proprio ogni singola cosa. Qui sono sempre loro che stanno fuggendo in macchina, almeno così sembra, in un altro paesino ancora. E qua sembra proprio un negozio di armi subito dietro. Questi comunque mi sembrano veicoli che abbiamo già visto su GTA 5, ma comunque rifatti meglio per GTA 6. E non so se si chiamerà comunque sempre ammunition o comunque se avranno nomi diversi, perché qua si chiama tipo gun e qualcosa shop. Guardate anche comunque i dettagli dei personaggi, devo dire che Rockstar è migliorata molto rispetto chiaramente al precedente capitolo. Poi vabbè, ok, non saranno i personaggi più dettagliati di qualsiasi gioco di sempre, però si vede che ci hanno fatto attenzione. E qua sembra proprio un'altra rapina, sembrano tutti i negozietti, non vediamo per ora grandi banche rapinate, ma probabilmente si potrà fare anche quello. Si mettono appunto questa bandana per non farsi riconoscere e basta. Questa era appunto l'ultima immagine. Ditemi voi cosa ne pensate. Io sono stato colpito positivamente da quello che sembra questo gioco, almeno dal primo trailer. Purtroppo arriverà nel 2025, quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'anno prossimo non lo vedremo, però vabbè, abbiamo aspettato tanto, quindi anno più anno meno alla fine non ci fa tutta questa differenza. Fa comunque piacere vedere che il gioco a questo punto dello sviluppo, ovvero è praticamente pronto, e ovviamente non vedo l'ora che venga rilasciato. Vedremo poi quando ci sarà una data più precisa, verso metà dell'anno prossimo credo. E detto ciò, condividete il video per mostrare comunque il trailer e tutti questi dettagli, magari uno non nota primo impatto, ai vostri amici. Iscrivetevi e attivate le notifiche per altri video di GTA 5 online finché ci sarà, poi GTA 6. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video.